Goodbye. I never can say goodbye.
Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Lei si chiama Sara. Sara Petini è bravissima, l'abbiamo sentita cantare adesso, ieri, poi la sentiremo ancora. Loro si chiamano La Nuova Melodia, ma prima della Nuova Melodia c'è Silvio! Silvio! Silvio De Iulis! Allora, vuoi fare la presentazione? Allora, Silvio De Iulis, ecco, è la Nuova Melodia. Alla batteria Goffredo De Carolis. Questa sera assente il direttore artistico della Manifesta. Non è assente, il direttore artistico c'è sempre. E qui, ma non si vede, hanno aiutato i politici che questa sera si esibiranno a scegliere i brani e le loro tonalità, insomma, sono stati fondamentali. Sai perché ridono loro? Perché lui è un timido, no? E vedi, già sta, c'ha paura, perché lui sa che deve fare. Per la prima volta in giuria simpaticamente cantando, quarta edizione, la salutiamo con un grande applauso. Quali sono i suoi progetti e gli impegni attuali? So che è anche giornalista, poi la sentiremo meglio. E a proposito di giornalisti, altro componente storico della giuria è il direttore di Rete 8, Pasquale Pacilio, il mio direttore. Il suo direttore! Il suo direttore! Non si dovrebbe dire? Il procuratore capo della Repubblica di Pescara, Nicola Trifoggi. E la sua splendida signora. E la sua splendida signora. Che mi perdonerà. Facciamo un bel applauso lungo. Un lunghissimo applauso. Daniela Seneba, giornalista del TG3 della RAI. Presidente del Consiglio Comunale di Pescara, che è anche uno scrittore, Camillo D'Angelo, altro componente storico della giuria, già vice sindaco e per un periodo è anche stato sindaco facendo funzioni di Pescara, il capo servizio del centro, del quotidiano Il Centro, Marco Campione, corrispondente dell'Ansa da Chieti, giornalista collaboratore del Messaggero Alfredo D'Alessandro. Il Messaggero è rappresentato però da Pier Giorgio Orsini, il collega Orsini. Siamo arrivati alla fine. Mazzocca, il sindaco di Caramanico. Un applauso per Mario Mazzocca, che era venuto ieri dicendo, ma io... Aveva persino preso un impegno per questa sera, perché era convinto di non avere avuto. Scorso anno, padre e figlio, Gianluca Fusilli e il figlio Guido, sono stati veramente bravissimi, ma tutti sono stati bravi. Brava di tutti e due a far giocare. Perché più giovane, ho appena scoperto che potrei essere suo. Voglio sottolinearlo, ma insomma, qua siamo tutti giovani stasera. Adesso facciamo l'estrazione, perché... Poi non bisogna avere paura del tempo che passa. Ci fa un brutto scherzo, mi sarebbe il primo. Acqua azzurra, acqua chiara, una vecchia canzone di Lucio Battisti. Allora, riscaldiamo l'ambiente con questa straordinaria canzone. Poi alla fine ci farete un commentino. Vediamo come stiamo a microfoni. Uno qua e questo per il presidente. Presidente, questo dovrebbe già essere abbastanza tarato per l'altezza, vero? Sì, perché... Va bene, ok. Siete pronti? Siete caldi, come dice Madonna? Benissimo. Wow. Facciamo un applauso di incoraggiamento. Grazie. Grazie. Un altro applauso, grazie. C'è bisogno di prendere tempo ancora? Allora, c'è una, conosci una barzelletta, assessore? Non lo so. Prima me l'ha raccontata un amico, però non si può... Applauso. Questa base ha qualche problema. Io volevo dire una cosa. Proprio prima, salutando il presidente di Giuseppe Antonio, mi diceva: spero di non essere il primo. Infatti. Vabbè, il presidente può dire. La grande fortuna, la grande fortuna. Ci sarà un'estrazione per cui non siamo noi a decidere, è stata la sorte. Benissimo.
ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti, che farò? Quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, acqua chiara. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormir. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lui. Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Evviva, sono stati bravissimi, grazie. Un'emozione, dai. Presidente, una grande emozione. Che cosa ha provato cantando stasera? Se non fosse stato per la solidarietà avrei avuto grandi difficoltà a salire su questo palco. Comunque spero di aver interpretato nel migliore dei modi questa canzone e insomma, se le orecchie hanno un po' sofferto, scusateci. Giuseppe Antonio, saremo noi i primi. E lui mi ha guardato malissimo, però pronostico straordinario. Vediamo adesso come poi giochiamo. Mi sa, il messaggio è arrivato forte e chiaro, credo. Allora, siete pronti con le palette? 22, 26, 30, 33. 41, benissimo. Sala arriva subito. Sala ci brucia proprio sul filo di cane. 41. Lo dedicate a qualcuno? Ragazzi, mettetevi d'accordo, l'ha scelto lui o l'ha scelto lei questo brano? No, l'abbiamo scelto noi, così per caso, quella sera. Ero qui, hanno detto che canzone vuoi cantare, ho chiamato a casa, ho chiesto a mia moglie, so, anche se adesso un po' cerca di dire che non era vero, cioè non era esattamente così, però di fatto ha accettato di condividere. Apriamo il microfono, vediamo se l'altezza è giusta. Okay. Abbasso. Ecco che si preparano, c'è un po' di tensione, naturalmente il pubblico vi regalerà uno straordinario, entusiastico applauso per riscaldare i motori. Siete pronti? A
Avvicinatevi al microfono, mi raccomando. Prova, vai. Bravi, bravi. È un brano impegnativo. Vieni. Allora, adesso vediamo. 15, 18, 21, 24. Non vedo il voto del senatore Legnini. 24. Girato. 28. No, io non sono bravissima in matematica, come forse saprai. Piccolo ringraziamento, ma veramente col cuore a Gian Piero. Dove è Gian Piero che sta facendo? Eccolo là, un applauso per lui che sta facendo. Bravo, ma... Sindaco, vuoi fare pateggio? Vuoi fare una piccola intervista al sindaco e dire, guarda com'è elegante. Beh, è anche consigliere provinciale di Pescara. Ana,
insomma, con tutto. Questa sera abbiamo un cocktail straordinario dal punto di vista istituzionale. Il gatto è che la volpe dei due. Questo l'avete capito in questo periodo? Secondo voi che è il gatto e la volpe? Ma guardatelo un po', non vi sembra che lui sia un volpe, capito? Esatto. È la volpe. Sì. Però con questa faccia lui Patrick, è, non canti lui è più volpe, con noi, non volpe, canti più con noi. Oggi al parrucchiere perché il lo invidio perché allora noi risistemiamo i microfoni, certo. E partiamo subito, va bene così o lo tieni? Lo hai appoggiato? Sentire come si sente chiamiamola così in sala, no? Nello spazio, e vedevo Daniela che si sta divertendo. 22, 26, 30, 33, 36, 39, 45. Le ultime, come quella, hai ragione, diceva Arbore, siamo tutti figli allora, di Manuel. Ci sono sorcini in sala? Un saluto a tutti gli zeri del mondo. Grazie. E il titolo? Cercami. Cercami. Facile che mai.
già troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, ferisci, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io mi perdo l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere. Questa clandestinità per sempre. Grazie, grazie. Fidati che hanno un peso gli anni miei, fidati e sorprese non ne avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi, di cercarmi non smettere no. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente. Così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Io sono qui, ti servirò, ti basterò, non resterò una riserva, questo no. Dopo di te, quale altra alternativa vuoi salvarci? Mettendo a rischio i giorni miei, scomodo sì, perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Molto apprezzato. C'è un grande entusiasmo, hai cominciato con una emozione pazzesca. Non sentivo un po' la base. No, era l'emozione. Diciamola. Era l'emozione. Sapere che in sala ci sono tutti quei sorcini. Attenzione, perché qualche sorcino potrebbe esserci per davvero, no. Scoiattolini, sorcini. Stasera, altra sera c'era, sì. Non spaventiamo le signore, no, perché non ce ne sono. Facciamo questa bella votazione. Forza e coraggio. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. Grande, grande. Livio, Cina. Complimenti. Allora è il momento di tornare ad ascoltare Sara, accompagnata dall'orchestra di Silvio e la nuova melodia. Per
cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità e ti perdi dentro a un cinema. Che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore, poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di Aspetta Silvio, che cosa fai tu? Tutti i locali, le balere della provincia di Pescara, Chieti, anche fuori. Però ad ora sono ancora d'economia a Pescara, quindi sono ancora pescarese, poi invece devo cambiare provincia perché giurisprudenza a Pescara non c'è ancora. E faccio come Totò, mi cambio i cappelli in base al mestiere. Come Conte, abbiamo un grande avvocato cantante, Paolo Conte. Paolo Conte. È un grande, sì. Grande esempio. Mi piace il viso. Ognuno è una coppia. Luigi Albore Mascia. Quella che è quella di Marinella. Però canta insieme. Quindi. Insieme. Siete pronti? Allora, quale microfono? Qui lo diamo a Marinella, perfetto. Marinella doveva cantare con il sindaco, di Pescara. È assente. Giustificato o ingiustificato? Per me ingiustificato. Come dicevano i nostri amici della banda Panzotti, malalbore. No. Comunque rivolgiamo un applauso al sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia. Allora, siamo pronti, Marinella? Quello è il tuo microfono. Vado. In bocca insieme. Al lupo. Insieme. Sì, questo. Thank you.
bisogna dirlo che è stata una canzone provata all'ultimo momento, sofferta, poi uscì a benissimo. Ha cambiato brano all'ultimo momento, all'ultimo appunto. Momento, vabbè. Sembra quasi una canzone, all'ultimo momento. Manuel, una bellissima canzone di Mina. 54-58. Bravo, 58. Brava. 58. Adesso Presidenti e Marinella Sclozzo, 58. Chi fa la partecipato simpaticamente cantando? Pier Nicola Teodoro, Paolo Renzetti e Paolo Tarantelli. Siete pronti? Lo vorrebbero 10 ragazze. 10 ragazzi. Scusate, io non ci proviamo. Ho visto un uomo che moriva per amore e ho visto un altro che più lacrime non ha. Nessun coltello mai ti può ferir di più e un grande amore che ti affiatati, super proprio. Abbiamo cercato di dare il meglio, dai. Senza piombo, senza piombo. Che super. Tu sei contento? Contentissimo, anzi, ad agosto ne siamo una tournée. Beh, Tarantelli e Mena. Sicuramente avremo delle grandi sorprese, quindi avremo anche un Renato Zero quest'anno in tournée. Sì, avremo... Ma lo conosciamo? Ma è una grossa, grossa sorpresa, chissà. Ma è un certo Livio Marinucci oppure no? Si chiama Zero, vediamo. Ma è quello originale? Penso di sì, penso di sì. Allora, palette! Complimenti. Per affetto. Posso fare una prestazione? Sì. Sindaco, buonasera. Insomma, al completo, la famiglia al completo. Ma facciamo in modo che si possa vedere. Che ci sia tutta la famiglia. C'è anche la famiglia... è allargata perché c'è il fidanzatino, non il fratellino, il fidanzatino. Il fidanzatino, i tempi che cambiano, vedi?
Buonasera. Ci pensiamo subito. Lo cantiamo ogni tanto a Nicola, a lei piace molto, e così mio marito quando gliel'hanno... Non sappiano cantare, ma perché è Buonanotte Fiorellino, ti allora piace tanto? La tata la faccio io, venite qua piccoli. Siamo i babysitter. Pasquale, Silvia, Nicole, Cordoma e Francesco. Allora, la giuria? Che fa la giuria? Voto per lui, voto. 9, un attimo, una sola paletta, 19, 23, 27, 31, 39, 43, 47, 52, giusto? Ricesta. E poi? The Woman in Red, elegantissima. Stamattina è partito il progetto Pescara per Haiti con tutte le forze dell'ordine e con tantissime organizzazioni di categoria e di volontariato. Quindi per 12 mesi saremo impegnati a costruire un centro d'accoglienza per i minori ad Haiti. Purtroppo i riflettori si sono abbassati e quindi appartengono a tutta l'umanità. Grazie, Carla è una donna dal cuore grande, impegnata, hanno problemi, disagio giovanile, impegnata in tanti progetti. Vogliamo tra me e Carla siamo la più sexy, come si dice. Grazie. Più suadente, più Speriamo. Seducente, coinvolgente. Che canzone interpreti? Anche lei ha scelto un brano. Nelle mani di un ragazzo
sono più con noi, con noi. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Grazie. Grande performance. Yeah. Grazie. Sentiamo adesso, vediamo. Un attimo, la rifaccio perché qualcuno ha alzato la paletta all'improvviso per secondo. 10, 15, 20, 25, 33, 36, 56. L'ha già fatta Sara, 56. Complimenti. Di andare tu subito per emozione, sei andata lì. Dobbiamo specificare che questa parte della programmazione vede protagonista il presidente del Consiglio Comunale. Stavo appunto per dire che appunto che a coordinare tutto questo pacchetto, certamente, e in questo caso è appunto il Deus Ex Machina, è lui, Licio Di Biase, presidente del Consiglio Comunale, fondamente legato come Costanzo a Flaiano, e quindi sarà una serata davvero straordinaria. Giovedì 22 è la seconda, diciamo che sarà una serata all'insegna della cultura come le altre serate, e protagonista la giornalista Daniela Senepa, che è componente della giuria che abbiamo già salutato prima, e Giovanni Di Jacopo, consigliere comunale ma anche, come sappiamo, impegnato in associazioni culturali. Poi presentiamo l'ultima serata di questa di questo pacchetto straordinario. No, di cui una volta in meno. Mia moglie una volta in meno, perché il primo anno l'ho fatto da sola. Io credo, così anche per questa anzianità di servizio, di fare i complimenti all'organizzazione, di fare i complimenti a tutti, perché manifestazioni che si dedicano alla solidarietà ce n'è bisogno sempre di più in una società che ha sempre meno attenzione per questi temi. Grazie. Grazie. Il brano scelto è un brano che...
venite qua, no, calma, calma. Posso chiedere una cosa? Le donne sono sempre curiose. Aspetta. Deve dire il paese. Il nostro paese, perché siamo tutti e due di Manoppello, da non confondere con altri paesi che hanno una similitudine letterale, ma non è così. Riferisci a Letto Manoppello? Manoppello è il paese dove io ho conosciuto lei, e io ci sono nato, lei pure, quindi siamo felici di questo nostro stupendo paesino. Che là sulla collina. E infatti io stavo chiedendo, senza sapere tutto questo, stavo per chiedere da quanti anni siete sposati. 27. Auguri e complimenti. Vediamo prima il responso. Aspettate, della giuria. State qui ancora un pochino. Il responso vediamo della giuria che si sta consultando. Allora. 8, allora 4, 8, 12, 16, 26, 30, 34. Questo è il massimo, scusa. È la morte sua, no? Come si dice? Ma tu vuoi fare le jam session? And this group! Eccoli qua! Dobbiamo togliere sì, i fili? Allora, facciamo spazio perché come adesso vedrete, Marco Mambella, buonasera! Buonasera! Non è solo, accompagnato da? Da un coro musicale, si chiamano i 440 Hertz, capitanati e diretti dal grandissimo maestro Ettore D'Agostino. E poi mia sorella che farà un piccolo balletto. Maestro, perché 440 Hz? Ce lo può spiegare? È la frequenza di questo strumento. Ah. Ce lo fa sentire? Speriamo. Si sente? Poco. Lo sentite? Pubblico, allora. Lo sente? Non sente il pubblico? Si sente poco. Ma poi si sentirà durante l'esibizione? È utilizzato per dare l'intonazione al coro, quindi non si deve sentire. Ah, ecco. Purtroppo sono solo 440. Scusi l'ignoranza, ma insomma, noi siamo curiosi e poi facciamo le figuracce. Allora, questa è una canzone straordinaria. Straordinaria, sì. La vuoi annunciare tu? Sì, Sway di Michael Bublé. Michael Bublé, addirittura, grande performance. Come stare a Broadway stasera? Sway me smooth,
Grazie.